Ok. Guarda, lì forse dovrebbe essere questo guardo, C'è un mic lì, dove lì? Lo vedo lì. Ludovico, vedi un microfono? Aspetta, adesso la sto accendendo, solo che ci sono quattro microfoni qua. Prova? Prova a fare? È acceso? Sì, tutti i microfoni sono accesi. Adesso vediamo 782 cos'è? Il coso è 7800. Però secondo me sul sì. Noi abbiamo reseggio da qualche parte. Ok, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ho il piacere di presentarvi Ludovico, il mio progetto Celentani, che ha presentato per chi di voi c'era all'Italian Game Developer Summit. Il suo lavoro su Jack Escapes è fatto anche un post-mortem. Per chi non sapesse, forse mi avevo dimenticato di dirlo, un post-mortem è quello che si guarda alla fine di un gioco, che sia andato bene o che sia andato male. Non è per il fatto che ci sia morte significa che solo se è andato male si guarda. Anche se è andato bene, analizzando tutti i problemi che ci sono stati o le cose o cosa è andato bene. Ok, cosa da ripetere. Lascio la parola a lui. Grazie mille. Ciao a tutti. Cioè, normalmente il post-mortem è indirizzato a problematiche di gestione. In questo caso sarà molto focalizzato su quelle che sono state le problematiche tecniche che abbiamo affrontato. Il gioco è uno sviluppo non chiuso, nel senso che stiamo ancora lavorando a ulteriori aggiornamenti, ed è stato il primo sviluppo fatto insieme su Unity del nostro studio. E per iniziare vorrei dare due coordinate di chi siamo, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto. E la società è molto giovane, nel senso che abbiamo aperto i battenti nel 2009 e sostanzialmente è un gruppo molto ristretto, siamo ad oggi 7 persone, e la parte, lo zoccolo duro, il core team è lavorava già insieme in un'esperienza precedente e dà una forte base su quello che era lo sviluppo di giochi della prima generazione del mobile, quindi quando c'era Java, quando c'era Symbian e tutta una serie di piattaforme che in Italia non abbiamo visto ma che negli Stati Uniti erano molto buone. E in quel periodo lì quello che noi abbiamo curato è stato lo sviluppo, ma principalmente il porting di diversi titoli anche abbastanza classic come Galaga e per quelli che erano i device G2ME del tempo. Poi successivamente questi sono gli sviluppi e i prodotti che abbiamo realizzato nel corso degli ultimi due anni e mezzo e sono sostanzialmente
sono sostanzialmente giochi originali o sono giochi originali, concept originale, comunque Warframe che abbiamo fatto su mobile, iOS, Android e anche qualche esperimento su Windows Software. Il focus oggi voleva essere su Zack Escape ed è una sorta di, diciamo così, di percorso di quello che è stato, delle problematiche che abbiamo affrontato. Volevo mostrare quello che è il trend che abbiamo realizzato, tanto per dare una dimensione a tutti quanti di cosa parliamo. Il gioco è un gioco in 3D, è una sorta di running game verticale. Per chi si ricorda, un arcade classico si chiamava Crazy Climber, abbiamo preso spunto da quella meccanica e ci abbiamo condito elementi un po' cartoon style, con un'eccezione, diciamo, della tipologia di Fingering House, molto particolare, molto ironica. E sostanzialmente da qui si vede un po' quello che è il discorso del gameplay, e quindi vedremo delle problematiche che sono sorte nel cercare di realizzare questo gameplay. Sostanzialmente il gioco è un gioco arcade, quindi un aspetto importante di un gioco arcade è che l'input sia molto responsivo, altrimenti diciamo viene a cadere tutto quello che è il base della meccanica. E l'input responsivo passa anche da riuscire a tradurre quello che può essere qualsiasi tipo di interazione, touch o tastiera o gamepad, in maniera rapida. Un'altra challenge è stata il discorso di riuscire a rendere quello che voleva, che era lo stile del gioco, quindi questo discorso della stile cartoon con un'accezione grindhouse, quindi anche pensare come gestire eventuali cutscene, eventuali intermezzi animati. Abbiamo avuto Unity in mano, per cui essendo un game engine che consente un design molto flessibile, ci è venuto di organizzare la nostra pipeline di produzione in maniera tale da spostare tutto quello che era la produzione dei livelli e dei gameplay all'interno di Unity, quindi tenere un approccio molto flessibile che consentisse a diverse figure, level designer, game designer o altre persone, di poter tunare parametri o costruire livelli in maniera flessibile e modulare. E l'ultimo, e essendo Unity un tool multipiattaforma, ci siamo, diciamo così, prefissati di poter supportare il maggior numero di piattaforme, quindi tutto il contenuto che veniva prodotto, grafica, script, scene, qualsiasi cosa, aveva bisogno di essere scalabile, nel senso che non era necessario fare in modo di poter scrivere le cose una volta sola, creare le cose una volta sola e poterle portare in tutte le piattaforme. La problematica dell'input e della gestione di quello che era tutta la fase di controllo ci è subito ricordato quello che erano le stesse problematiche che avevamo al tempo dei device Java, nel senso che il problema principale dell'input su mobile è che l'input è qualcosa che agisce in maniera sincrona, però viene processata in maniera sincrona dalla macchina e quindi sostanzialmente è molto spesso processata come ultima cosa nel ciclo di update. La macchina comunque processa un frame, alla fine del frame l'ultima cosa che fa spesso è collezionare tutto l'input che c'è stato e serializzarlo verso l'alto. Si capisce bene che se il ciclo di update non è responsivo, l'input ne subirà le conseguenze. Pertanto, nel nostro caso, riuscire a ridurre quello che poteva essere gli impatti sul frame rate, tenere il più possibile un frame rate costante, era uno dei must che era necessario ottenere. E questo passava per due problematiche principali, che sono evitare gli spike di frame rate che possono generarsi,
quindi all'interno del processo di on-frame avere dei picchi di rallentamento dovuti a, a problematiche che poi vedremo, e anche correlata a questo fare in modo che quello che può essere una comunicazione CPU-GPU fosse molto rapida, nel senso che comunque all'interno di un frame arriva il punto in cui tutta la logica deve dire alla CPU cosa fare, e questo spesso è un po' un collo di bottiglia su mobile. Relativamente al discorso dello stile, è stato più una challenge relativa alla gestione di quello che è lo shading. Unity è molto flessibile nel consentire il design di scegliere custom e fornisce anche un approccio totalmente orientato allo shading, quindi era riuscire a capire come rendere il discorso del cartoon, il discorso dello stile, in maniera che non fosse troppo pesante. L'altro discorso era relativo all'illuminazione dell'environment. Spesso quando si parla di shading custom si pensa già a uno shading dinamico, quindi illuminazione dinamica, senza preoccuparsi di quello che può essere il costo. Nel nostro caso su mobile era necessario tenere basso il numero di draw call, e dopo vedremo perché, e quindi la scelta più diciamo intelligente o quasi obbligata era l'uso delle lightmap, se c'era necessità di, avere uno shading morbido con un embrace soft, in modo da dare volume senza appesantire la scena. Il discorso del level design è stato forse quello più complesso, in quanto in prima battuta ci siamo scontrati con quello che è un problema abbastanza noto di Unity, che è quella che è chiamata la prefab inside prefab fight. Sostanzialmente Unity ha questo bel componente che si chiama prefab, dove tu puoi creare una sorta di template stampino che dopo replichi nella scena come istanza. Quindi viene abbastanza naturale pensare di costruire, ragionando a macro blocchi, un blocco più grande che contiene, per esempio, nel nostro caso, tutto un piano. Quindi noi avevamo il pezzettino della finestra, avevamo il pezzettino del muro, costruivamo tutto un piano, e l'idea era che okay, replichiamo il piano tante volte e siamo a posto. Il problema è che sostanzialmente quando si innestano per fare uno dietro l'altro, quello che può succedere è di rompere quello che sono i riferimenti se si va a cambiare un prefab all'interno della gerarchia, e questo comporta la totale distruzione del prefab con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Questo ha richiesto di ripensare quella che era la nostra logica, perché comunque la dinamicità dell'allocazione delle finestre non poteva essere pensata ad autorità, quindi non lo so, utilizzando Maya, costruire il barra del Maya e portandolo in Unity, in quanto comunque voleva dire fare tanto lavoro più volte. E quindi quello che ci è venuto in mente era di trovare un sistema per cui comunque veniva eseguito un matching statico a building time, nel senso di uno strumento che prendesse tutte le geometrie, le combinasse assieme e ci fornisse la geometria singola tutta combinata, e in questo sostanzialmente abbiamo in prima battuta ragionato su uno strumento che abbiamo costruito dentro Unity sfruttando un po' delle API che ci dava. Questo vedremo che più avanti ha creato delle altre problematiche. Il discorso della scalabilità ha avuto come obiettivo il riuscire a definire un processo di produzione dell'arte che non richiedesse di creare più volte lo stesso contenuto, e quindi abbiamo pensato come poter sfruttare quello che è un discorso di level of detail, quindi produrre lo stesso mesh a più livelli e triggerare questa cosa a runtime, in maniera da sempre ridurre quello che è il discorso delle draw call, richiamandoci a quello che è il discorso iniziale, e anche un discorso di memoria. Da tutto questo ragionamento emergono quattro fattori principali, che sono
levitare gli spike di frame rate, controllare quello che è il consumo di memoria, controllare il numero di drop call e pensare le geometrie per quanto possibile. E, sono tutti fattori importanti in un ambito diciamo mobile, sono vitali, ma anche in generale, perché comunque su mobile, per quanto ad oggi la memoria sembra infinita, perché parliamo di quasi un gigabyte di memoria, o a volte ne abbiamo anche un paio, comunque bisogna sempre tenere presente che il nostro gioco, la nostra applicazione non è l'unica cosa di esecuzione, condivide la memoria con altre cose. Spesso i dispositivi non hanno memoria virtuale, che oramai viene data per scontata, ma sostanzialmente se esci fuori dal range, quello che fa il sistema ti uccide. E altra cosa, molti sistemi mobile hanno quello che si chiama il watchdog, nel senso, se nell'esecuzione di un task ci metti troppo tempo, il sistema ti uccide. Questa è una delle, diciamo, feature che ha introdotto iOS dell'iPhone, la prima generazione dell'iPhone, che negli altri casi non era, che era un'innovazione su mobile e che poi dopo piano piano tutti hanno copiato. Per cui se l'esecuzione di un frame prende troppo tempo, rischi di essere ucciso e ovviamente l'esperienza utente ne risente parecchio. Quindi, come noi abbiamo approcciato il discorso degli spike di frame rate? Qui vediamo una schermata che a fianco riporta quello che è dinamicamente, runtime, lo hierarching. Io assumo che un po' tutti conosciate Unity, quindi se ci sono cose che non ritornano poi me lo potete tranquillamente chiedere. E si vede quello che sostanzialmente abbiamo messo in piedi, che è il cercare di preallocare e preistanziare tutti quelli che sono i prefab e i game object in esecuzione prima dell'avvio della scena, e attraverso una gestione ottimizzata promuovere quello che è un principio dei prefab e dei game object. Questo per un motivo molto importante, che si basa su quella che è questa schema, questa slide sostanzialmente. Unity è un sistema quasi assimilabile a Java, nel senso che utilizza la piattaforma Mono per mettere in esecuzione i nostri script. Quindi sostanzialmente noi agiamo ed eseguiamo in un ambiente a Gathered Collection. Come sappiamo, in un ambiente di questo tipo l'allocazione della memoria è totalmente gestita automaticamente. Quando una qualsiasi entità non ha più riferimenti, il sistema la collezione la distrugge. Quindi, tipicamente alla fine di ogni frame, il Gathered Collector entra in esecuzione e rimuove dalla memoria tutte quelle cose che non sono più in esecuzione. Il Gathered Collector è il principale problema quando si parla di spike di memoria, nel senso che quando lui si attiva e comincia a passare tutta la memoria, che spesso può essere anche molto frammentata, la sua esecuzione è sincrona, blocca tutto quello che è in esecuzione finché non ha finito. Per quanto si possa pensare di ottimizzarlo, quindi di spezzare la sua esecuzione in più frame, magari guardo prima un pezzo di memoria, poi ne guardo un altro, poi ne guardo un altro ancora, comunque ci sarà sempre un costo fisso che viene pagato per avere questo servizio automatico. Per questo motivo è importante sapere dove agisce il Gathered Collector e dove non agisce. Questo ci porta alla separazione che vedete qua. Quella che viene chiamata mono memory, sostanzialmente la memoria che viene tutta gestita dal Gathered Collector e che fa riferimento a quelli che sono gli script object, quelli che sono i wrapper di game object, asset e components, che sostanzialmente possiamo pensare, se guardiamo l'inspector, tutti i componenti che noi mettiamo sotto un game object sostanzialmente. Quindi non il game object in sé, non quelli che sono gli asset attaccati al game object, ma tutti quei componenti che noi aggiungiamo a fianco. Ne esce che
se il nostro game object è pieno di componenti o anche componenti molto pesanti, sostanzialmente ci sbilanciamo sulla sinistra. Il giusto compromesso è riuscire a bilanciarsi tra i due mondi, oppure, se non è possibile, certe volte non è possibile, al di là di questa frase, diciamo così, un po' teatrale, riuscire a creare quello che è un discorso di schema di memoria ottimizzato che fa uso di preallocazione e riuso dell'entità. In questo modo noi siamo sicuri che all'avvio della scena probabilmente pagheremo un po' in tempo di caricamento, in tempo di inizializzazione, ma poi dopo, avendo deciso il numero di elementi preallocati, sarà semplicemente una gestione di attivazione e disattivazione. E questo è quello che vedevamo in parte nella schermata con lo screenshot, dove tutti gli elementi disattivati erano lì pronti a essere usati. L'altro elemento è evitare di istanziare game object al volo, in quanto l'istanziazione è lenta. È plausibile pensare, anche se noi non vediamo il sorgente di dell'engine, che quando facciamo un instantiate sostanzialmente viene fatto una new o viene allocata in memoria, o comunque anche se all'interno del gestore dei game object magari funziona una lista che si auto ingrandisce, quindi prealloca 100 elementi e quando abbiamo sorpassato quei 100 ne prealloca altri 100, comunque possiamo incorrere in quello che è il rallentamento dovuto all'allocazione. Teniamo presente che contrariamente a quanto succede su desktop, su PC e spesso anche su console, l'allocazione di memoria è una delle operazioni più lente che possa essere eseguita, in quanto può capitare che l'allocatore di memoria debba percorrere quelli che sono tutti i chunk di memoria e trovare il miglior posto dove mettere l'area di memoria che stiamo chiedendo. Quindi se la memoria è molto frammentata può dover percorrere quella che possiamo immaginare come una lista, percorre tutta la lista per andare a cercare la nostra memoria. Inoltre, spesso quando viene fatta una new, si triggerano tutta una serie di inizializzazioni che per noi sono nascoste, e per chi ha esperienza eventualmente di C++ si ricorda che già solo fare una gerarchia di classe a tre livelli voleva dire percorrere tutti e tre i costruttori, avere una tabella di memoria che collegasse i costruttori. Quindi ci si può già immaginare che allocare un oggetto molto molto grosso richieda di, oltre alla memoria che noi stiamo chiedendo, pagare un payload costante per quell'oggetto. Per questo motivo diciamo il consiglio che viene dato spassionatamente da tutti è: se hai un oggetto che per esempio può essere un proiettile, può essere qualcosa che noi triggeriamo molto spesso, evitare di fare instantiate del prefab, allocarsene un pool e gestire il pool con l'attivazione e la disattivazione, che è comunque un'operazione non rapida ma sicuramente più rapida che allocare memoria. Un altro elemento che diciamo ha un peso minore rispetto agli altri ma può in qualche caso aiutare è il promuovere l'uso delle struct rispetto alle classi. In C#, tutto è una classe, come in Java sostanzialmente, per cui anche un semplice vector definito come classe richiede l'istanziazione, e spesso anche quando noi eseguiamo in un'ottica di stack, quindi ci sono script, funzioni che vengono richiamate una dietro l'altra e quindi passiamo ad agire sullo stack, se utilizziamo un oggetto, l'oggetto non risiederà nello stack, che è un'area di memoria molto rapida, ma verrà allocato nell'heap e si dirà indietro il riferimento. Per questo motivo, se abbiamo dei dati, come possono essere vettori, possono essere elementi che sono molto leggeri e che hanno uno scope locale al metodo, spesso ridefinirli come struct
è più vantaggioso in quanto la struct, se contenuta, ovviamente se il suo size è di svariate centinaia di kilobyte non funziona, ma se è contenuta nel size viene allocata sullo stack. E lo stack, tutti i registri dello stack, nonostante noi non li vediamo lato script, sono qualcosa che è molto in basso, però nonostante questo sono aree di memoria molto rapide. L'altro fattore è controllare il consumo di memoria. Per quello che dicevamo prima, la memoria non è infinita, non abbiamo appoggio a memoria virtuale, quindi la memoria virtuale è una delle cose più belle che uno si può aspettare. Io ho un gigabyte di memoria, la memoria virtuale mi dice che ce ne ho 3 volte, 4 volte, 10 volte tanto, quindi posso non preoccuparmi. Quindi, prende la mia pagina di memoria, la prende, la butta giù, la tira su, si arrangia, insomma. E su mobile, quella che è la memoria, quella è. Quindi come noi abbiamo risolto il problema dell'allocazione di memoria, a parte non usarla, quando non è necessario, anche in questo caso era sfruttare il più possibile quei pochi agganci che ci viene dati dall'API per tracciare di volta in volta cosa sta succedendo, che quando si lavora in un ambiente manager come Mono, spesso non sappiamo cosa sta succedendo sotto. Il caso più eclatante è per esempio quello delle stringhe, dove è comodissimo avere due stringhe e fare stringa più stringa, perché l'operatore più è la cosa più figa che c'è. Quello che non sappiamo che succede sotto è che anche solo fare stringa più stringa vuol dire alloco una stringa, ne alloco un'altra, faccio la somma, alloco un'altra stringa e faccio il contenuto. Nel giro di due chiamate sono state allocate 6 oggetti. E spesso quello che succede è che noi ci facciamo la nostra funzione per stampare il frame rate o per fare un po' di logging e la funzione ci viene comodo fare string 2 punti più numero 2 punti string. Quella lì ci costa un sacco di memoria, che in un'ottica di profiling può essere accettabile, però magari non se l'aspetta. Con queste chiamate qui noi possiamo sapere quanto occupa un oggetto, che è importante, quant'è il size dell'IP utilizzato da Mono e qual è il totale, qual è quello utilizzato, in maniera da poter fare un minimo di profiling molto, molto basico. Unity ci fornisce un fantastico profiler che però non è disponibile a tutti, ci vuole la versione Pro. Quindi queste funzioni qui, per quanto sono molto basic, nel senso che non ci daranno l'informazione puntuale, però consentono di dare una dimensione. Se so che la mia memoria è X e sono fuori di X per 2, ovviamente non girerà. Un altro elemento da tenere presente quando si deve analizzare l'uso di memoria è la complessità e il numero delle geometrie che vengono tenute in memoria. Non il numero assoluto, ma la diversità delle geometrie uniche. Quindi se io in una scena ho 100 geometrie uniche, che però si ripetono migliaia di volte, il costo principale che pagherò sarà sulle 100 diverse geometrie, non sulle 1000 istanze. Questo si può, ha un senso se uno ci ragiona, in quanto ogni geometria si porta con sé come minimo il payload dovuto a tutti i vertex buffer, a tutti gli index buffer che lo definiscono. Quindi per ogni geometria unica devono venire creati tutti questi buffer. È anche importante la topologia della geometria, nel senso, io in una geometria ci posso mettere n coordinate, n set di mapping, le normali, le tangenti, le normali, il colore, ci possono essere tante informazioni. Se però queste informazioni non sono necessarie, cioè se io mi basta un set di UV, se delle normali non me ne faccio niente o delle tangenti non me ne faccio niente, se posso risparmiarmele è tutto di guadagnato, è tutta memoria che recupero. Infatti, dalla versione 3.5 questo è un servizio che ci viene dato in automatico. L'importazione di un FBX che comunque importa e genera tangenti, binormali, colore, canali UV e UGO a runtime
Unity ci garantisce che queste cose, se non sono usate, vengono tagliate via. Comunque, se noi possiamo risparmiare, già sappiamo che non c'è necessità, sono cicli di esecuzione che ripariamo, perché comunque alla via della scena una cosa che spesso non si realizza è che una scena è come un mondo a sé stante. Quando io cambio di scena in scena, sostanzialmente è come se reinizializzasse tutta la macchina nuova. E quindi se anche una geometria viene usata su più scene, per ogni scena Unity la deve processare. Quindi se posso risparmiare quei pochi cicli che servono per processare la geometria, la via della scena è molto rapida. E quindi spesso nel calcolare quanta memoria viene occupata, ricordando anche quella che era la separazione dei due ambienti di memoria, ossia la memoria degli asset, delle mesh, dei materiali, dice della memoria che non è managed, è una memoria che rimane allocata fin tanto che noi non diciamo che quell'oggetto non c'è più. Quindi ancora di più è importante sapere quanto ne sta usando. Un altro elemento che aiuta molto il controllo delle mesh, il controllo della memoria, è lo sfruttare quelli che sono gli atlanti di texture. Un atlante di texture è sostanzialmente la composizione di texture in un'unica macro texture, una tecnica che venne introdotta da Nvidia tantissimi anni fa e che sostanzialmente ci consente di utilizzare per un'unica pool di oggetti la medesima texture. Ovviamente il risparmio sta anzitutto nel payload fisso che c'è per ogni texture, tanto per quella che è la gestione interna dell'engine, tanto per quella che è la gestione sulla GPU, nel senso una texture, quando se uno ci pensa, se uno crea l'oggetto texture, la prima cosa che si tiene in memoria sono quant'è la sua dimensione, che tipologia di texture è e magari anche il riferimento ai pixel. Già queste cose qui sono in periodo fisso, quando io lo creo l'oggetto ci avrò qui 16-30 byte, che sembrano pochi, ma piano piano cresce. Questa informazione qui spesso è replicata anche nella GPU, perché quando passo la linea di memoria, quando creo la texture sulla GPU, la GPU anche ci deve tenere queste informazioni e quindi ogni texture che viene creata si porta a questo payload. Se noi combiniamo texture affini che fanno riferimento allo stesso set di materiali in un'unica texture, ottimizziamo e riduciamo quello che è il suo costo. La promozione all'uso di atlanti di texture va di pari passo poi dopo con il riuso e l'ottimizzazione dell'uso dei materiali. I materiali sono intesi come i componenti materials di Unity. Quindi a un materiale noi possiamo assegnare da uno a n texture. Quello che però spesso non ci rendiamo conto perché succede tutta runtime, ogni volta che io vado a cambiare un parametro del materiale, il colore, magari la componente alfa, che voglio fare fade in, quel materiale viene duplicato. In riferimento alle texture, le texture vengono referenziate, quindi non è che mi genera due volte la stessa texture, però il materiale viene duplicato, quindi tutte le informazioni che si porta dietro consumano tutte della memoria. E questo uno se lo dimentica e se ne può solo accorgere quando magari in esecuzione vado a guardare l'inspector e il materiale ha scritto clone. Vuol dire che il materiale è stato clonato e ce n'è un'altra istanza di memoria. Questo ovviamente non è una cosa da evitare sempre, ma da sapere. Quindi se io cambierò il colore dinamicamente al materiale, se ci cambierò una texture, anche solo perché lo stesso materiale lo assegno magari a più personaggi e ogni personaggio ha la sua skin, quel materiale viene duplicato e potenzialmente viene anche duplicato quello che è lo shader o gli shader che sono agganciati. E questo è un altro aspetto da non sottovalutare, perché lo shader, quindi proprio lo script shader che noi scriviamo e che usiamo, è forse la componente più critica all'interno della scena, perché anzitutto deve venire compilata a runtime e deve venire caricata nella GPU
ed è essendo un elemento che viene eseguito sulla GPU e che ha dei parametri, spesso noi abbiamo i parametri di comunicazione già solo tra vertex shader e pixel shader, si passano dei dati, spesso anche con lo script noi gli passiamo dei dati, quindi c'è proprio uno scambio continuo di dati. Se perdiamo di vista la locazione degli shader nella scena, è proprio uno dei primi problemi che si possono generare a livello di memoria, anche in considerazione del fatto che su mobile spesso la memoria della CPU e della GPU è condivisa. Ad oggi il processore di un dispositivo mobile è uno sblocco unico che si porta dentro CPU, GPU, memoria condivisa, e quindi sostanzialmente questo da un lato è positivo, perché se su PC uno dei colli di bottiglia principali è lo scambio di informazioni sul bus della scheda, quindi più è grosso e più riesco a mandare dei dati di testo, dall'altro ci viene anche problematico, perché dobbiamo usare la stessa memoria per la logica, per l'esecuzione dell'engine, per le texture, per le shader, quindi è un pool unico da usare. Quello che però saggiamente i produttori di GPU mobile hanno fatto è rendere disponibili la compressione testo in RADL. Ad oggi noi abbiamo due produttori di GPU principali, che sono i chip PowerDR e quelli Nvidia. Entrambi, con differenze, hanno il loro sistema di texture compressor che sostanzialmente funziona allo stesso modo. L'importanza delle texture compressor è fondamentale, in quanto numero uno, la texture risiede in memoria compressa e viene decompressa in hardware, quindi differentemente da quello che è il formato immagine più usato nei giochi, che è il PNG è compresso, ma quando viene caricato in memoria viene decompresso. Quindi io guardo il mio size sul PC e sono 500k, quando va a runtime il size verrà dettato dalla dimensione dell'immagine e dal numero di pixel e dalla profondità di pixel. Per le texture compresse questo non è vero, cioè quello che è il size della texture compressa, quello sarà il size in memoria. Perché? Perché è un formato nativo della scheda. E spesso questi algoritmi di compressione ragionano in una maniera tale per cui per non penalizzare troppo quello che è il risultato visivo, la compressione delle texture spesso è una compressione a perdita, quindi la texture è bellissima in RGB, la porta in testa compressa diventa una schifezza. Per come funzionano questi algoritmi, che ragionano a quadrati di pixel, ragionare a 16 bit, quindi ragionare con texture a 16 bit e utilizzare quello che è il dithering, aiuta molto a non perdere troppo in termini di qualità. La qualità è forse uno degli aspetti più importanti per quando realizziamo un gioco, quindi è utile sapere come poter gestire la cosa. Questo è un atlante di texture, e in questa versione è un'immagine JPEG, però è stata realizzata con quello che dicevamo prima, quindi 16 bit e compressa in formato PVR o in formato Nvidia. Il risultato è abbastanza vicino all'originale RGB. Un aspetto che bisogna tenere sempre presente quando si fa il layout delle texture Atlanti è l'utilizzo che viene fatto, nel senso, la prima distinzione che si deve fare è tra texture completamente RGB e texture con RGBA, in quanto non è possibile avere una texture che per metà è RGBA e per l'altra metà è RGB. Il sistema richiede un unico formato. Quindi la prima separazione è nel texture RGBA si mette tutti gli oggetti che usano canali alto, che hanno bisogno di alpha blending o quello che è, nell'altra texture si mette tutte le texture opache. Già questa distinzione aiuta a evitare la duplicazione dei materiali. L'altra strategia da applicare successivamente è la localizzazione spaziale degli oggetti.
A runtime si può sempre contare durante l'esecuzione su quello che è il culling fatto in automatico dalla camera, il processing culling. Se io metto sulla stessa texture oggetti che so già che a runtime non condivideranno lo stesso spazio di esecuzione come disposizione visiva, perché metà degli oggetti mi viene callata magari all'inizio del livello, stiamo parlando all'inizio del livello, l'altra metà è alla fine del livello, e se io li metto tutti assieme, questa è una texture che risiederà a memoria dall'inizio alla fine. Mentre un aspetto utile di Unity è che pur sapendo che la memoria di texture mesh e tutti gli asset è una memoria ad allocazione statica, cioè non ha una gestione dinamica a garbage collection, però quello che fa Unity è, se si rende conto che una texture è influenzata da oggetti o da elementi che non sono più in scena, lui la butta via, dopo un po' ce la rimuove, perché magari noi continuiamo a caricare su elementi e quelli che non sono più necessari, non sono più referenziati, fa una sorta di paging. Poi ovviamente se capita che quella texture ritorna utile la tira su un'altra volta, però conoscendo questo funzionamento lo si può sfruttare per riuscire a gestire in maniera più ottimale quelli che sono i contenuti. Se dopo tutti questi giri e questi ragionati ancora non si riesce a restare in memoria o abbiamo ancora problemi di memoria, ci possono essere altre strategie che possiamo mettere in campo. La prima di tutte è ridurre il size delle texture. Questo è un costo, si potrebbe dire, lineare, cioè se la texture ha queste dimensioni, ha questa profondità di bit e ha questa compressione, occupa tot. Se la riduco della metà, si riduce di metà il consumo. E quindi molto spesso il primo punto sulle texture che si va ad attaccare sono quelle texture che hanno una resa, diciamo, a gradiente. Se pensiamo, se uno può avere in mente quelle che sono le lightmap sono texture di puro shading, sono sempre dei gradienti morbidi, oppure sono elementi monocromatici o comunque gradazioni di colore a seconda delle luci che sono in scena. Quindi pur con la consapevolezza che riducendo la texture riduco la qualità, riduco la resa, però sulle lightmaps se io uso una texture a metà risoluzione la perdita non è così eccessiva, specie se la mia scena viene vista da lontano, cioè quando a schermo un oggetto è 50 pixel, che la texture sia una 512x512 o una 256, per lui poco cambia. Un aspetto importante che non bisogna mai scordare è relativo alle texture, il mipmapping. Il mipmapping è molto utile, nel senso che ci consente di riuscire a ottimizzare la resa visiva di oggetti molto lontani, ma è molto costoso, perché per arrivare a utilizzare all'interno di una piramide di mipmaps la mipmap più bassa, io devo avere tutte le altre, quindi partendo dal 1024 io comincio a fare 512, 256, 128, 64, 32 e spesso vengono fatte tutte fino al 2x2. È ovvio che questo qui è un costo di memoria che magari uno si può risparmiare, nel senso, se uno pensa alla dimensione degli schermi di un dispositivo mobile al di là dell'iPad, comunque lo schermo non è paragonabile al desktop, quindi la risoluzione a schermo di un oggetto può fare a meno di quello che è un discorso mipmap, perché non sarà mai così grande, così definito quando è lontano, da risentire della mancanza di una texture più bassa risoluzione. Altro fattore importante è il 3D ad oggi su mobile non viene impiegato solamente per applicazioni vere 3D, ma è anche la base fondamentale per il 2D. Tutti gli engine 2D oggi disponibili alla fine sottorenderizzano attraverso un engine 3D che usa poligoni e triangoli, per cui spesso il mipmapping viene disabilitato di fronte. Attenzione che in Unity, quando si importa una texture, il settaggio di default ha le mipmap attivate, quindi
uno porta dentro la tech e dice, vabbè, ma questo è il 2024, non è che mi occupa tanto, si scorde, chiede in Moonmap, la sua occupazione c'ha di tutte le Moonmap generate da 1024 fino a 2x2. L'altro discorso è ridurre la complessità della mesh utilizzando meno triangoli. In ambito di giochi si parla spesso di modellazione low poly, non a caso, se ci ricordiamo quello che dicevamo prima del costo fisso di una mesh, cioè il vertex buffer, l'index buffer e quant'altro, ridurre la complessità della geometria aiuta a ridurre il costo di tutti questi buffer. Tant'è che spesso quando il 3D fece la prima apparizione sul dispositivo mobile era un 3D gestito a intero in fixed point e quindi l'intero di base ha un payload più basso rispetto a floating point. E, inoltre sul mobile, nonostante le GPU di oggi siano molto potenti, non è ancora spesso possibile a livello generale utilizzare tutte quelle tecniche che ormai su PC sono comuni, tipo normal mapping o comunque la riproduzione dei dettagli attraverso texturing, in quanto un uso in tutta la scena di queste tecniche, per quanto la potenza di calcolo sia veramente impressionante, non è ancora possibile. Quindi giochi con Infinity Blade se lo possono permettere per quello che sono, cioè sono stati disegnati e pensati per usare queste tecniche. Alla fine abbiamo magari due personaggi in scena e lo sfondo che in realtà è fatto con light map direzionali, quindi si capisce come alla fine il risultato visivo è impressionante, però quello che è a schermo sono due personaggi. Un environment più aperto, dove magari tutto è geometria, non un environment con tutto modellato, abbiamo più nemici, più personaggi, ovviamente ancora non ci si riesce ad avere un impiego di queste tecniche che consentono di avere geometrie meno definite a costo di un appesantimento di quello che è lo step di texturing. Il discorso degli hard edge è forse un aspetto poco noto, nel senso l'hard edge su una mesh è sostanzialmente lo spigolo ed è un elemento che ha la sua importanza quando si parla di illuminazione, in quanto l'illuminazione spesso fa uso di normali dei vertici per calcolare quello che è lo shading. Per fare lo spigolo normalmente bisogna spezzare la normale di un vertice in maniera tale che a seconda della posizione della luce viene generato quello che è il bordino sostanzialmente. Questo ovviamente, appoggiandosi al discorso di duplicare i vertici, spezzare i normali, vuol dire che per ogni hard edge io ho il doppio dei vertici e il doppio dei normali. Quindi ricordandosi tutto quello che è il payload relativo ai buffer, vuol dire allungare l'occupazione di memoria di queste informazioni. In multimateriale è sostanzialmente quando per una singola geometria noi mappiamo una parte dei triangoli, una parte dei poligoni con una texture e un'altra parte con un'altra texture. Questa è una cosa che Unity supporta, che tutti gli engine moderni supportano. Per contro si porta dietro tutta una serie di informazioni per gestire questa cosa che molto spesso si possono risparmiare, nel senso che al costo magari di un numero di mesh doppio per quella geometria, però ci risparmiamo quello che è una gestione di logica, perché comunque una mesh con più materiali vuol dire fare più cicli per gestirla, vuol dire avere più vertex buffer allocati o comunque index buffer e tutta la gestione che ne consegue. Quindi se siamo in ristrettezza di memoria, alle volte promuovere il singolo materiale rispetto al multimateriale può salvare quei byte che ci servono per riuscire a stare live sul device. Forse si può avere l'impressione che spingo molto su quello che è un discorso di anche pochi byte, pochi
poche kilobyte di memoria, ma quello che bisogna tenere presente è che la memoria si riempie presto, quindi anche veramente pochi byte ci possono salvare dal andare out of memory. È un po' come la battaglia col frame rate. Spesso ho guadagnato la coppa e sostanzialmente per la memoria e per le cose è la stessa cosa. Il discorso dell'idrocore. Il discorso dell'idrocore è forse lo strumento più potente che c'è in mano, non soltanto Unity ma in qualsiasi engine, per ottimizzare a diversi livelli un'applicazione o un gioco. In quanto per la GPU il costo di esecuzione è spesso misurato dal numero di pixel che vengono processati. Questo è abbastanza plausibile se si pensa a cosa fa la GPU e i pixel. Noi agiamo in un contesto di shader custom, comunque sia, anche se noi stiamo facendo uno shading di solid color, c'è comunque un pixel shader che deve assegnare per ogni pixel un colore, quindi più pixel ci sono da renderizzare, da gestire, e più la GPU deve lavorare. E quindi l'idrocore entra in gioco in quanto noi diamo da mangiare alla GPU attraverso un idrocore. Più idrocore faccio e più la GPU deve lavorare. Per contro, la misurazione di quanto una CPU, in questo caso è stressata, risiede sul quanta roba deve fare e deve rendere disponibile per mandarla alla GPU. Quanti deve determinare quante geometrie sono in scena, deve capire se può mettere insieme delle geometrie e fare un'unica chiamata. C'è tutta una serie di processo, per non dire anche magari di logica, attaccata a una geometria. E quindi riuscire a ridurre il numero di idrocore per frame che facciamo ha un impatto praticamente lineare sull'esecuzione di un frame. Nel senso, eseguo 10 idrocore, eseguo un idrocore o due idrocore, vedo che il salto di frame rate di esecuzione di un frame è praticamente lineare in millisecondi. In questo caso vediamo un esempio di quella che possiamo chiamare la prima generazione di Jake. Per tutte le problematiche di prefab che dicevamo all'inizio, cioè prefab dentro prefab che non ci consentiva di creare un piano con dentro le finestre e replicarlo più volte, poi magari il piano cambiava e avevamo magari un intero livello fatto e bello pronto, noi adottammo il discorso del batching. Il batching cosa consisteva? Attraverso uno script prendevamo tutte le geometrie, collezionavamo i vertici, vedevamo l'allocazione dei materiali, quindi se tutte quelle geometrie facevano riferimento a una medesima texture, al medesimo materiale, creavamo un vertex buffer e un index buffer unico e quindi di conseguenza veniva generata una geometria sola. E lo script nel nostro caso funzionava a piani. Prendevamo 5 piani, assegnavamo questo script e facendo il batching veniva generato una geometria sola. Come si può vedere in questo caso siamo in una condizione dove le cose non sono batchate e il numero del dropore è 123. Qui in realtà c'è anche da considerare il fatto che lo shading dinamico, unica direzionale che illumina gli oggetti, può portare a fare più passate su una singola geometria, però di base questo numero di idrocore diciamo che è il limite su mobile. Fare più di 100 idrocore può creare dei problemi di frame rate, ovviamente. Con la nuova chiamiamola così generazione, avendo capito il problema dei prefab, avendo approcciato le cose in maniera diversa, abbiamo avuto modo di introdurre il supporto di Lightmap, guadagnando in resa, qui le Lightmap sono anche bassa qualità, e quindi andando più incontro anche a quello che era il discorso di stile che ce l'avamo ripromessi, e abbiamo anche guadagnato il numero di idrocore, perché a questo punto tutto quanto viene gestito da Unity, che attraverso la feature dello static batching ci consente di tenere le geometrie separate, di gestire bene le Lightmap, e di arrivare a ridurre
numero del codice in questione. Quello che ci aveva in precedenza, nell'esempio precedente, evitato l'uso delle lacrime era che facendo il batching manuale noi non si riusciva a preservare la generazione delle lightmap che in Unity viene fatta in automatico. Quando noi portiamo un FBX dentro Unity attiviamo la generazione delle UV che sono del secondo canale di UV che sono diciamo la base per il sistema di lightmap in interno, purtroppo non si riusciva ad avere un accesso alle API che ci consentisse di generare una mappa unica dell'lightmap. L'unica altra soluzione era prendere i 5 piani, tornare in Maya o in Max, fare il modello, farne il combine, quindi fare una geometria solo e manualmente definire il secondo canale di UV e tornare in Unity. Ovviamente come processo non è accettabile, nel senso che è un avanti e indietro che si può ottimizzare meglio. Come è stato risolto questa problematica qui? Separando quella che è la parte di mesh e di geometria da quella che è la parte logica. Evitando di mettere geometrie innestate una dentro l'altro, quindi in questo caso per un piano c'è un game object che dentro c'ha tutte le singole geometrie, quindi le finestre, i cornicioni, le colonne, come geometria del primo livello, quindi no innestamento, e mettendo in un altro game object tutte quelle componenti di logica, tipo lo schermo che gestisce l'apertura e la chiusura delle finestre, tutta la logica ci consente di andare a far muovere il personaggio sul palazzo. Quindi con questa separazione si aiuta il sistema, si aiuta Unity nel suo processo di batching e quindi di generazione automatica di geometrie unite, col vantaggio però che per l'editor sono ancora separate. Come possiamo approcciare un controllo su Hydro Call? In due modi. Il primo è riducendo la complessità della scena, ossia ogni oggetto, ogni mesh, ma proprio ogni mesh, non più il discorso delle mesh uniche. Se io ho una macchina e la renderizzo e ce ne ho 100, verranno fatte presumibilmente, supponendo che sono tutte a schermo, 100 Hydro Call, perché quell'oggetto deve essere disegnato 100 volte, nonostante sia a distanza di una sola geometria. Quindi quello che posso fare è cercare di combinare le cose assieme, di usare meno oggetti, tutto quello che può essere messo sotto la voce riduzione della complessità di una scena. Il culling è un'altra strategia che si può adottare. Il frustum culling è forse la prima da mettere in opera perché è gratis, nel senso lo stage di visibilità degli oggetti è qualcosa che tutti gli engine devono fare per forza, o che fanno per forza, nel senso che è parte del processo di rendering, quindi tanto vale averlo. Quindi quello che si può fare è magari ridurre il FOV della camera, perché per quello che è il nostro gioco possiamo avere un FOV più stretto, quindi vuol dire che più oggetti vengono callati, oppure capendo quello che è l'environment in cui operiamo, tutte le GPU moderne in realtà hanno un tipo di rendering che lavora a tile di scena, quindi quello che fanno è, che poi è già di base negli engine, se un oggetto sta dietro un oggetto più grande non viene renderizzato o comunque funziona, viene processato diversamente. Quindi spesso questo vuol dire, se io ho un oggetto, magari ho tutta questa scrivania, è tutto un oggetto, se questo sta qua dietro, se io non lo metto come oggetto solo attaccato al tavolo ma lo tengo separato, mi verrà callato e quindi tutta geometria che non passa. Quindi passa anche da un'analisi proprio di progettazione della scena che faccia uso di quelle che sono tecniche di culling, frustum culling, rendering culling,
che sono proprio della specifica della scheda, oppure utilizzo di occlusion culling come servizio di logica. Occlusion culling è una tecnica che viene impiegata per stabilire quali sono gli oggetti in scena che devono essere renderizzati, sapendo però che tutta questa logica di gestione comunque si sbilancia su quello che è l'uso di memoria, quindi bisogna sempre trovare il giusto trade-off. L'ultimo può essere l'impiego di strategie load. Cosa vuol dire? Spesso il load viene ricordato per magari avere più versioni della stessa mesh a diverse qualità, e la triggerazione, l'attivazione di un determinato livello di load a seconda di quanto ci vado vicino. Quindi io ho un personaggio, quando ci sono vicino magari c'è il load da 10.000 poligoni, quando è da lontano sono 50 poligoni. Pensare di usare questa strategia a livello di oggetti, quindi quello che sostanzialmente viene fatto spesso negli MMO, quello che noi vediamo sono qua, non vedo la porta, mi avvicino un po', la porta compare magicamente. Questa è una tecnica di load, quindi questa può essere una strategia per ridurre il numero di drop-off, perché poi la porta là non verrà disegnata finché non è attiva. Per fare questo si può lavorare sul linear far della camera, oppure si possono impiegare tecniche manuali molto semplici che, calcolando la distanza dalla camera, gli fanno sparire gli oggetti. Quindi è banalmente un calcolo di distanza e una comparazione, quindi ho qualcosa di molto simile da usare. Un altro aspetto che bisogna tenere presente sul controllo del draw call e che fa capo a tutto il discorso di shading che dicevamo è il fatto che gli shader ragionano a passate, nel senso già quando vi scriviamo i limiti ci viene detto fai la passata, fai la sottopassata, e poi dopo c'è la prima passata, c'è la seconda passata, la passata di add e quant'altro. Quello che magari non viene subito collegato quando si scrivono gli shader è che ogni passata è un altro colore. Quindi sostanzialmente già solo fare, per esempio, l'illuminazione dinamica con più luci richiede l'attivazione della passata di forward add, che in Unity è sostanzialmente legato a tutto quel discorso dell'illuminazione unita in armoniche sferiche e quant'altro, e quindi vuol dire che già solo quello per un oggetto sono due passate. Se poi l'oggetto ha tutte anche le sue altre considerazioni, le passate si duplicano, è un effetto esponenziale che spesso può anche passare, può anche non riuscire a gestirsi da solo. Quindi la prima cosa che si fa è, se nella mia gestione di shading e di resa visiva alla fine non ho bisogno di illuminazione dinamica, mi basta fare texture, disabilito la passata forward add, che di base spesso è limitata. Tipo io utilizzo uno dei shader di Unity, quelli che mi dà già in mano, c'è un motivo se loro hanno fatto lo shader diffuse normale e lo shader diffuse mobile, perché sul mobile la passata forward add spesso si disabilita. Uno se guarda il codice dello shader è un po' incasinato perché tiene conto di tante cose, c'ha degli if-death, però di base si realizza che non ha bisogno di illuminazione dinamica, ti dà via quella passata e già riduce il numero di drop-off. Un altro aspetto importante sono il numero di luci. Ogni luce nella fase di principalmente pixel shading richiede una passata. Questo è anche il motivo per cui quando leggiamo come funzionano le scelte di Unity, loro dicono la prima passata è sempre la luce direzionale unica, tutte le altre sono il numero di luci che poi specificate dinamiche che poi vengono messe insieme come risultato unico. Quindi loro ci danno già una mano su tenere controllato il numero di luci, quindi se vedo che sto troppo drop call posso magari vedere quante luci sto usando, e l'utilizzo delle luci va tenuto in conto su la localizzazione spaziale della luce, nel senso le luci che sono vicine a me sono attive, le luci che sono lontane non vengono considerate nel mio processo, e il numero delle luci che vengono tenute in conto è pari al parametro che viene specificato nel palette setting. L'ultima cosa è il discorso delle shadow, perché comunque lo step di shadow richiede di fare un processo, spesso usiamo magari shadow map, quindi è un processo aggiuntivo che facciamo, poi devo leggere anche il debuffer, quindi su mobile
raramente abbiamo visto utilizzare le shadow dinamiche se non in particolari contesti, magari gioco con luce dall'alto con un piano semplice e senza troppa variazione, consente di avere tecniche di shadow dinamiche compatibili con l'esecuzione performante. Il discorso del patch, un po' l'abbiamo già affrontato, e qui si può vedere come il numero delle geometrie patchate fa riferimento al numero delle geometrie patchate dinamicamente. Unity ci fornisce due strumenti di batching: lo static batching, che sostanzialmente viene eseguito all'avvio della scena, e quindi lui si calcola tutto quello che mettere insieme e lo tiene insieme per tutta la durata della scena, e il dynamic batching, che invece è un servizio, come dice la parola dinamico, che a seconda degli oggetti che sono in scena questi qui vengono uniti assieme. In questo caso, per esempio, abbiamo quattro personaggi, quindi il batching dinamico ci dice che i due personaggi in alto sulla finestra verranno presumibilmente batchati assieme, gli altri due no, perché fanno riferimento a delle texture diverse. Quindi spesso per promuovere questa soluzione, quindi per aiutare il sistema a batchare insieme le cose, viene molto in aiuto il discorso degli atlanti di texture, e viene anche in aiuto quello che ormai viene considerato quasi un numero magico, che è il limite di 300 vertici per geometria o per batch, nel senso se io faccio mesh che stanno sotto questo numero empirico misurato da persone in giro, il sistema più facilmente me li metterà assieme. Ovviamente non sempre questo è possibile, perché un personaggio con 300 vertici non è un personaggio, però nel disegnare il mio gameplay posso tenere presente che certe cose, certi ostacoli dinamici magari posso realizzarli con pochi vertici, e se ne ho tanti insieme li posso pecciare assieme e guadagnare. Un'altra cosa è che può promuovere più che altro il batching statico sono le lightmap. Per nostra esperienza diretta, attivare la generazione del secondo canale di lightmap e non usarlo va un po' a rompere quello che è l'algoritmo di batching statico di Unity. Quindi se non usiamo le lightmap disabilitiamo questo flag che sta nell'importazione degli FBs, altrimenti un uso oculato delle lightmap può aiutare a passare dai 120 ai 10, alle 10 draw call statiche. L'altro limitare il numero di oggetti, e quindi combinare già ad autoring time dentro Maya, dentro Max, geometrie che, specialmente se parliamo di environment, possono stare insieme e quindi possono essere processate per un'unica draw call. E la cosa più importante, al di là di tutti questi, diciamo così, condivisioni, è mai assumere le cose, nel senso, quello che io ho raccontato magari è stato un processo valido per noi e si basa soprattutto sul fatto che noi abbiamo profilato il gioco, nel senso, ci siamo messi lì, abbiamo visto che avevamo le problematiche, abbiamo cercato di identificare quali erano e abbiamo impiegato delle soluzioni. Non è detto che tutto quello che ho detto si applichi a tutti i giochi. Certe cose, macro cose, tipo draw-call, uso di memoria e preallocazione, sono tecniche sostanzialmente in uso da sempre. Quando nel passato la memoria era 64K, tu all'interno 64K è quello di gestire, alla fine gestire la memoria con questo. Quindi quelle sono magari tip generici. Altre cose più specifiche è meglio vederle caso per caso, quindi profiling del gioco è fondamentale. Grazie mille.